E invece degli anni 90, precisamente del 1995. Recente rispetto ai film soliti. Sì, esatto, di solito lui è un attore popolarissimo, la cui popolarità è stata scatenata da internet e da alcuni siti che ne elogiavano le gesta. E si vede la faccia che è lui dei giorni nostri. Sì, esatto, è lui del Texas, insomma, è lui dei Rangers. È uno degli ospiti più accaniti della rubrica di Anime B-Movies. E avete sicuramente capito che stiamo parlando di Chuck Norris, ovviamente. Chuck Norris è un dio della filmografia action. Quantomeno, lo era fino a questo 1995. Beh, la copertina ritrae lui con uno sguardo veramente truce e una cicatrice sotto l'occhio sinistro. Indossa un fucile a pompa. Indossa? Nella mano destra. Esatto. Beh, ma è l'abbigliamento consono, no? Esatto. Chuck Norris può fare tutto. E ha in braccio questo cagnolino. Ecco, che questo è un po' stona, in realtà. Sì, sì, il cane non è truce per niente. Assomiglia un po' a quello... Come si chiama la tizia... Quella che va in giro col cagnolino tutto, Paris Hilton. No, beh, il cane in realtà è grosso, però più o meno lo stile è quello. Stai attento a quello che dici di Chuck Norris, perché potrebbe essere pericoloso e rivolgersi contro te e la tua carriera e anche la tua prole, probabilmente. No, questo è un film, dicevamo, del 95, che si intitola in italiano Il cane e il poliziotto. Uno dei film più brutti, uno dei titoli più brutti che abbiamo visto. Sì, infame, un titolo veramente infame. Film, fra l'altro, girato per pietà dal fratello Aaron Norris, che, non sapendo cosa fare, decide: ma Chuck, ma perché non facciamo un film ridicolo in cui cerchiamo di presentarti alla popolazione giovanile che deve crescere nel tuo nome? E beh, viene fuori questa schifezza immonda che viene localizzata in modo veramente disagevole e rappresenta la distruzione del mito del poliziotto sudicio, sgarbato, insomma, del poliziotto che va in giro per il Texas con la moto, con la macchina tutta arrugginita. Beh, quello è Chuck Norris, qua non c'è Chuck Norris. No, anche perché si trova con affibbiato questo amico compagno a quattro zampe che fa quel cavolo che gli pare ed è costretto, tra l'altro Chuck Norris nel film, ad imbarazzanti smancerie nei confronti dell'anziana madre, e viene presentata la madre di Chuck Norris nel film, quindi si capisce se è la vera madre o che cosa. Beh, probabilmente sia un film in famiglia, in realtà, girato nella casa natale. Se riesce a uccidere qualcuno con un calcio, probabilmente è quella vera. I nemici sono dei neonazisti senza carisma che vogliono distruggere qualcosa con una bomba. Questa è veramente la trama. Esistono una serie di scene, sì, prive d'azione, alla Chuck Norris, tipo Chuck che distrugge una tettoia con un calcio, Chuck in cui prende a calci in faccia dei killer vestiti da pagliaccio. Però capite, il vestito da pagliaccio veramente stona col calcio volante. Per non parlare del cagnetto, che tra l'altro cambia taglia di continuo, a volte gigantesco, a volte mignon. Cioè, avete presente quando, cioè, vedete la serie di Rex, il cane poliziotto, la prima serie, le ultime serie, il cane non è più lo stesso. Qui, nello stesso film, cambia così al volo. E addirittura sembrava quasi un po' uno sketch alla Willy il Coyote, quando, manovrando una leva, fa cadere una cassa in testa ad un cretino armato di pistola, e questo qua sviene con tanto di occhi incrociati, insomma... A stile mamma ho perso l'aereo. No, fra l'altro Chuck Norris nei suoi film non è certo conosciuto per essere un grande genio, ma sinceramente non ce ne interessa, non è che noi vogliamo vedere il calcio, il sudore, la ruggine, i denti che volano. Non vogliamo vedere Chuck Norris che risolve il dilemma investigativo andando trovando l'agenda di uno dei nazi con una foto con scritto "sì, lo facciamo qui". Cioè, questo è il talento di Chuck Norris, che viene in questo modo esposto al pubblico scherno, veramente. Noi sapevamo che non doveva essere un genio, ma il calcio volante ci faceva star zitti. Con questo, cioè, non c'è nessuna possibilità di dubitare delle capacità intellettuali di Chuck Norris. E non siamo ancora arrivati alla chicca, perché vedere Chuck Norris con addosso un paio di mutandoni con cuoricini mentre parla con un cane è veramente... Vale il film. Il film che potete ritrovare in questa collana Chuck Norris il mito, uscita nel 2010. Forse qualcosa riuscite ancora a trovarlo, sono passati due DVD, anni. DVD, sì, sì, DVD, no, non credo sia andato esaurito, però. esatto. È un film che va bene per far conoscere Chuck Norris ai vostri figli, come già avevamo detto. E altri film invece molto più belli del genere sono The Cutter e Invasion USA.